Benissimo, allora lasciatemi dire una cosa, diciamo, avrò il compito di moderare questo nostro incontro, però non è così frequente fare degli incontri in luoghi così belli. E i luoghi belli aiutano a pensare alle cose belle, ma a pensare anche alle cose che si possono e che si devono fare. Questo luogo non era così, le immagini che si possono vedere all'ingresso lo dimostrano, e però poi le cose possono trasformarsi e questa mostra dimostra, scusate la ripetizione, anche un po' questo. Io presento gli ospiti, diciamo i partecipanti a questo nostro, a questa nostra conversazione prima poi di vedere la meraviglia che c'è nelle due cappelle, qui alle spalle. C'è questo dipinto di Luca Giordano che è un assaggio delle cose belle che ci sono. E allora, alla mia sinistra, Raffaele Iovine, presidente dell'associazione Pietra Santa, in qualche modo il padrone di casa, e colui il quale, insieme alle persone che lavorano con lui, ha reso possibile questa bellezza. La professoressa Francesca Marone, psicopedagogista, coordina, tra le tante cose che fa, un master in studi di genere, Diodato De Maio, che è il presidente della fondazione De Chiara De Maio, che è un po' io dico, l'anima e l'impegno di questa iniziativa, e vedrete le cose belle che ha raccolto e che ha deciso di condividere. Perché ci sono tante persone che raccolgono tante cose belle, le comprano sul mercato, ma poi le tengono solo per sé. Condividere la bellezza, secondo me, invece, e considerarla in qualche modo un bene comune, è una cosa estremamente importante, soprattutto in una città come questa. E il professor Vincenzo De Luca, che è il curatore di tutto questo, e ci aiuterà a fare un viaggio dentro questa mostra, per poi poterla ammirare nella sua bellezza. Io lascio la parola a Raffaele Iovine. Grazie, buonasera, benvenuti. Devo dire, è emozionante vedere tanta gente nella Basilica. Erano circa 2 anni. Questa pandemia, come dire, ci ha sottratto e ci ha privato dei rapporti umani cui eravamo abituati fino a 2 anni fa. Quindi per me è un'emozione, devo dire, veramente unica. Benvenuti nella Pietrasanta, questa sequoia del decumano maggiore, questo colosso, questo magnifico monumento, la basilica più alta della città. Grazie a tutti voi, grazie ai relatori. Io sono particolarmente soddisfatto e contento. Dico subito che quando Diodato è venuto a trovarmi, circa 2 anni fa, proponendomi di ospitare una mostra, come dire, con capolavori della sua fondazione, ho accolto immediatamente con entusiasmo questa novità. E soprattutto per un motivo, perché l'idea era quella che a me era venuta in mente da subito di mettere in piedi questo progetto allestitivo nelle due cappelle che si trovano a fianco della Basilica, la cappella del Santissimo Salvatore, che è stato il nostro primo restauro. Pensate, era frequentata da un fruttivendolo che allevava cani randagi, e la cappella del Pontano, dove c'era un deposito di casse da morto. E allora, insomma, ospitare una mostra in queste due cappelle poteva avere un senso, soprattutto perché io sono riuscito a strappare, siamo riusciti a strappare a Diodato, che ha condiviso subito l'idea per la verità, che una parte dei contributi, insomma, speriamo che la mostra abbia successo, ma una parte dei contributi di questa mostra verrà devoluto per il restauro del pavimento della cappella rinascimentale della famiglia Pontano, un pavimento della fine del 400, rovinato, come vi ho detto, dalle casse da morto. Questo significa anche un'altra cosa, che tutti coloro che visiteranno la mostra e contribuiranno, insomma, in qualche modo devono sentirsi parte di questa iniziativa, cioè lasceranno qualcosa perché, come dire, il pavimento della cappella Pontano possa essere restituito al suo antico splendore. Nella basilica in cui vi ospitiamo c'era un'officina meccanica, qui si riparavano motociclette, c'era una pista di motocross,
circa 10 anni fa, quando insieme ad un gruppo di amici, senza i quali tutto quello che vedete sarebbe stato impossibile, li voglio ricordare subito, i fratelli Luca, Giovanni e Andrea Di Vita innanzitutto, che insieme a me hanno portato avanti questo progetto senza risparmiarsi in nulla. Tenete conto di una cosa, che quello che vedete è frutto di un investimento esclusivamente privato. Cioè, qui c'è un gruppo di cittadini che ha deciso di investire nel settore della cultura e dei beni culturali. E abbiamo messo in piedi questa grande fabbrica della cultura, una fabbrica che sia capace di produrre cultura. Qui ospitiamo tanti eventi, non solo le mostre, tra poco partirà la seconda edizione delle Olimpiadi dei Saperi, qui c'è anche la professoressa Colantonio, ideatrice di questo progetto. Con l'Università Federico II, saluto il professore Mangone, stiamo portando avanti una serie di progetti, anche perché vorremmo studiare un modello allestitivo all'avanguardia per ospitare i grandi mostre. A fine novembre in questa basilica ospitiamo la mostra della dinastia di Bruegel. Con il Museo Archeologico e con l'Università porteremo il 12 novembre una mostra archeologica sull'alimentazione. Insomma, una grande multisala della cultura. Tutti gli ambienti e gli spazi di questo complesso vengono occupati per produrre cultura. Quindi è un'iniziativa importante, vi prego di farvi portavoce, diciamo, in maniera tale, dobbiamo moltiplicare l'interesse, perché è importante vedere questa mostra, non solo perché è bella, ma proprio perché si contribuisce al restauro del pavimento. Io approfitto subito per dire che il rettore della Pietrasanta, Monsignor De Gregorio, con cui è partita questa avventura, si scusa, ma oggi è stato trattenuto a Capri, essendo un prete aveva da officiare messa, quindi non ha potuto farne a meno, e anche il nostro soprintendente è impegnato in un convegno, sono stato contattato dalla segreteria oggi pomeriggio, avrebbe fatto il possibile per partecipare, ma credo non ci sia riuscito. Programma della serata, dopo gli interventi vi prego con ordine, usciremo fuori, visiteremo a gruppi da 10 persone la bellissima mostra della Fondazione Diodato De Maio, e niente, io mi fermo qui, vi ringrazio della vostra partecipazione e soprattutto vi prego di pubblicizzare questa mostra. È importante che la mostra abbia successo, perché con la Fondazione Diodato De Maio c'è, come dire, la comune volontà, dopo questa, di proporre altre iniziative. Quindi se ha successo questa, ovviamente siamo tutti più stimolati a fare sempre meglio e di più. E vi ringrazio ancora della vostra partecipazione e vi auguro, come dire, una buona visione di questi capolavori straordinari. Grazie. Voglio immaginare questo applauso all'impegno delle persone che fanno le cose. Vedo un sacco di ragazzi, oltre che tante persone adulte. Questa è una cosa meravigliosa, perché vuol dire che poi la bellezza mette in movimento energie che sembrano sopite, ma che invece ci sono. Allora, adesso darei la parola a Diodato De Maio che ci racconti un po'. Ecco, avete sentito 2 anni fa. Perché le cose non si fanno in un momento, poi questi 2 anni sono stati anni per tutti noi molto complicati, e allora l'idea che questa sia in qualche modo la prima mostra che in questi luoghi si fa dopo questo periodo è, insomma, è un bel segnale, e partecipare a questo è una cosa estremamente importante. Prego. Grazie, buonasera a tutti voi. Grazie dottore, grazie Lello. Ringrazio tutti i partecipanti, le istituzioni, gli amici della Fondazione, i visitatori e gli ascoltatori presenti. La Fondazione di Chiara De Maio è una creatura giovane, nata meno di 2 anni fa. È giusto raccontarvi l'essenza e l'animo che mi ha spinto a mettere in piedi questo contenitore. Di Chiara De Maio sono i cognomi dei miei genitori. De Maio da parte di mio padre, De Chiara da parte di mia madre. Fondamentale è stato per me riportare all'interno della Fondazione i momenti, gli insegnamenti, la sensibilità dei miei genitori. Ho assistito durante la mia infanzia, gioventù e età adulta un loro continuo saper dare, ascoltare e aiutare. Il logo De è stato per me
L'unico modo per farvi immaginare in una sola sillaba il De Comune, la loro grande condivisione, la loro grande complicità. E questo il significato di questa sillaba breve, capace di racchiudere i miei genitori con il massimo dell'essenza che promuovevano nella loro quotidianità. Non voglio spingermi in un'analisi eccessiva del ricordo. La fondazione per me è il futuro, il luogo dove far succedere cose. Essere qui stasera segna per la mia fondazione un momento molto importante. Napoli, città da me amata, fonte della mia continua ricerca verso il bello. Tutti gli artisti presenti e le opere hanno sempre avuto un pezzo della loro ispirazione legato a questa città. Non penso che nessun artista al mondo non abbia desiderato o vissuto l'esperienza di Napoli, città capace di condividere, contaminare, accettare e creare momenti di vita quotidiana unici. Il costume, l'atmosfera di questa città ispirano chiunque. La sensibilità rimane l'unico ingrediente che bisogna prestare a questa città per ascoltarla. Insomma, Napoli è una gran signora capace di accogliere chiunque. Avere l'onore di riaprire la Cappella Pontano ed essere la prima mostra in questo luogo magico è motivo di grande orgoglio e di grande opportunità per la città e di noi tutti per, di rivederla, di riviverla. Le opere portate dalla Fondazione hanno avuto da parte del mio caro amico, critico e storico dell'arte, Vincenzo De Luca, una profonda analisi. Il professor De Luca vi spiegherà cosa ci ha portato in questi anni a ricercare il filo conduttore capace di raccontare la mostra presentata. Dietro ogni opera c'è una storia e un significato che vi racconterà. Preferisco farvi coinvolgere dai suoi racconti. Rimane da ringraziare anche il Monsignore De Gregorio, il Dottore Iovine per la sua accoglienza e disponibilità. E inoltre voglio dedicare un grazie particolare al Dottor Nicola Saldutti, non solo per la sua presenza, ma per la sua continua capacità di ascolto, consiglio e affetto che ha profuso nella nostra fondazione. I sindaci presenti coinvolti attivamente alle nostre iniziative e la dottoressa Grano, provveditore agli studi di Avellino, che ci supporta sempre e con forza, l'assessore Felice Casucci, assessore al turismo che rappresenta la regione Campania e l'amico, mi permetti, Carlos Maldonado, console di Spagna a Napoli. E dimenticavo di porgere un grazie alla città che ci accoglie, Napoli. Vi lascio nelle mani del professore, che sono certo vi porterà in un raffinato viaggio di storia e di particolari delle opere di Monne e Madonne. Spero di avervi sempre più numerosi come, come sostenitori della Fondazione di Chiara De Maio. Un abbraccio alla squadra della Fondazione. Grazie. Grazie. C'è una parola che si usa poco e una funzione che si usa poco di questi tempi, che è l'ascolto, che prima il Presidente della Fondazione ha invece citato più volte. Ascoltare la città, ascoltare le persone, ascoltare le esigenze. Mi piace pensare che qualcuno sia passato qui fuori, abbia visto questa luce di questo luogo e sia entrato senza neanche ben sapere che cosa si stesse facendo, perché questo rende omaggio a chi si dedica alla bellezza con impegno e fatica, perché non è semplice. E dunque questi sono i miracoli che può fare l'arte. E io non ho neanche detto, quindi come moderatore sono pessimo da questo punto di vista, non ho nemmeno detto qual è il titolo della mostra, no? Perché è scritto bene in grande all'ingresso, e allora adesso lo dico perché altrimenti Monne e Madonne, il corpo e le virtù femminili. Dunque è un omaggio alla figura della donna, ma non intesa come un dipinto soltanto, ma come in una città come questa
ce ne sono e ne vedo tante stasera, ma ce ne sono tante nella storia, no? Matilde Serao, Pimentel Fonseca, cioè ci sono figure che hanno segnato non solo questa città, ma proprio la storia del nostro paese. Dunque, racchiudere, e lo vedrete se non avete già avuto la curiosità di andare a cercare sui siti le cose belle da vedere, tutto questo è un omaggio, ma non a qualcosa di statico e di fermo, ma a qualcosa di necessario. E dico solo una piccola cosa: l'economia della bellezza per il nostro paese è una quota che è pari al 10% del prodotto interno lordo, cioè è una cosa che serve a costruire occasioni di lavoro, oltre che di grande competenza, di meraviglia e tutte le cose che insomma basta solo che ci guardiamo intorno, perché lo sto facendo anch'io continuamente, per contemplare la bellezza. Io però adesso mi taccio e do la parola alla professoressa Marone, e sono molto curioso di sentire, perché poi la professoressa, lo dico io per lei, in questo luogo, insieme agli allievi dell'università, insieme alla Federico II, si fanno tante cose. Ecco perché i luoghi non sono solo dei bei monumenti, e già quello è già una cosa meravigliosa, ma diventano l'occasione per costruire relazioni, per costruire il futuro dei ragazzi. A me piacerebbe pensare che alcuni di questi ragazzi, non me ne vogliano gli adulti, vedendo questa bellezza si inventino qualcosa da fare, oppure possano dire: ma io potrei fare quest'altra cosa, io la saprei fare anche meglio di come l'hanno fatta loro, e questa sarebbe la cosa migliore, non tanto per criticare ciò che è stato fatto, ma perché per i ragazzi e le ragazze queste occasioni sono occasioni di crescita. E dunque i beni, la bellezza è cosa di tutti, è un bene comune che può tenersi insieme, può essere sostenibile solo se tante persone vengono a vederla. Quindi ognuno di voi si trasformi in una specie di ambasciatore. Abbiamo il console di Spagna, e la Spagna con Napoli ha un rapporto particolare nella storia, ma che ognuno di noi diventi ambasciatore di questa bellezza e di tutte le altre bellezze che questa città. Adesso però taccio davvero e lascio la parola alla professoressa. Sì, grazie, buonasera. Sono molto felice di essere qua in questo luogo magico di arte, di cultura, di bellezza, luogo da cui, come avete sentito, partono da un po' di tempo diverse iniziative, grazie alla visionarietà del presidente dell'associazione Polo Culturale della Pietrasanta, Raffaele Iovine, ma grazie anche alla operosità di tutti coloro che lavorano all'interno di questa struttura e intorno a questa struttura. Avete ascoltato come sono state intessute delle reti che vanno dalla semplice, tra virgolette, realizzazione di mostre alla realizzazione di comunità educanti, grazie al supporto e al coinvolgimento di realtà scolastiche del territorio circostante. E sono molto felice di essere stasera qui con voi, anche perché la mia presenza dal punto di vista simbolico è importante, perché di monne, di madonne, di corpo e virtù femminili, no? Insomma, non possono parlare gli uomini, o almeno non possono parlare soltanto gli uomini, ma sicuramente, no? Ci vuole una parola, una voce che sia la voce delle donne. E sono anche contenta perché la mostra è l'occasione anche per riflettere sulle rappresentazioni, sull'iconografia del femminile, che ha attraversato, no, la nostra storia, il nostro passato, ma che è di attuale interesse. E quindi, come dire, decostruire le immagini delle donne nella pittura del passato, in particolare nella pittura rinascimentale, ma anche del Seicento, ci sono anche esempi, no, legati ai nostri giorni, Botero per esempio, ci consente di riflettere sulle storie da cui noi proveniamo,
tutti, no? Uomini e donne, le storie che abbiamo introiettato e che hanno però prodotto anche tanti stereotipi, tante dicotomie che hanno attraversato la cultura occidentale e di cui purtroppo noi oggi patiamo ancora gli effetti terribili. La Madonna, no? L'immagine della Madonna è un'immagine potente, è un'immagine altamente evocativa che coincide con un corredo di rappresentazioni, di visioni che sono rientrate nell'immaginario collettivo e che però nel corso del tempo ci hanno fatto perdere delle occasioni nel momento in cui queste immagini sono state utilizzate per asservire la donna, per relegarla in una visione appunto stereotipata che è quella della donna madre, della donna oblativa, della donna costretta all'interno dell'alveo del familiare, la donna per cui il sapere della cura, che è un sapere antico, un sapere che ha consentito alle donne anche di esplorare mondi straordinari, è diventata però questa cura spesso per le donne una condanna nel corso dei secoli. Le donne non possono far altro che prendersi cura, che esercitare delle professioni di cura. E allora il patriarcato, di cui spesso la Chiesa, anche se non l'ha inventato, però si è fatta, come dire, vestale, ha alimentato, no, certe ideologie del patriarcato, il patriarcato ha sposato questo dualismo attraverso cui è stata rappresentata la figura femminile, quello della Madonna e quello invece della donna Maddalena, della donna eversiva, seduttrice, tentatrice, la donna demonio, e soltanto recentemente gli studi femministi hanno invece introdotto una nuova immagine del femminile, quello della donna ipazia, della donna che attraverso la conoscenza si emancipa, trova il proprio percorso nel segno della sua differenza, no? Nel segno appunto di quella che è il suo desiderio, di quella che è la sua volontà. E quindi nel corso del tempo abbiamo assistito a questa stereotipizzazione del femminile che attraverso la Madonna ha avuto insomma degli effetti dirompenti, allorché, come ci ricorda Michela Murgia in un suo libro molto interessante, che tra l'altro consiglio alle studentesse e agli studenti che sono qui presenti, Ave Meri, perché è un libro insomma competente, pieno di riferimenti storici e letterari importanti, ci ricorda che in realtà quella dell'interpretazione della Madonna per la cultura occidentale, in particolare per il cattolicesimo, è stata un'occasione mancata. Laddove la Madonna, con il suo dire sì all'angelo nel momento dell'annunciazione, no, si pone come capace di fare una scelta, no, di dire una parola sua indipendentemente dalla volontà maschile, senza chiedere il consenso, senza chiedere il consenso al padre, a un fratello, al fidanzato, e generare in una maniera alternativa, fuori dalle regole consuete. E invece nel corso del tempo, soprattutto insomma a partire poi dai primi concili, no, della Chiesa, la Madonna viene definita come madre di Dio e viene ricondotta alla sua funzione materna, dove il suo amore, la sua sofferenza, il suo dolore sono chiaramente al servizio dell'altro. E quindi diciamo, ecco, decostruire queste immagini del femminile ci permette anche di riflettere come il patriarcato in Italia ha prodotto conseguenze a cui noi ogni giorno assistiamo e con cui ci confrontiamo in maniera drammatica. Il fatto che le donne siano in Italia diciamo, non al vertice della scala sociale, che dal punto di vista lavorativo ancora c'è tanto da fare, no? In termini di parità, ancora oggi dal punto di vista formativo assistiamo a quello che si chiama il gender gap dal punto di vista della formazione scientifica, no?
e tutte conseguenze appunto del patriarcato e anche poi del machismo che si è spesso associato al patriarcato e che spesso ha prodotto violenza, violenza fisica, la violenza di genere con cui tragicamente ci confrontiamo tutti i giorni, ma anche la violenza simbolica, che è ancora più dura a scomparire, la violenza simbolica. La violenza simbolica è la violenza delle parole, ma anche la violenza delle immagini, delle rappresentazioni, appunto immagini che vengono da lontano, dove le donne sono ancelle, sono spettatrici, e lo vedrete nei quadri che dopo andremo a visitare, sono al lato, hanno la funzione di cura, però spesso non sono protagoniste, ma sono appunto funzionali all'esercizio del potere maschile, funzionali alla figura maschile, anche alla sua realizzazione. Una donna non si realizza mai di per sé per se stessa, ma si realizza sempre in funzione della realizzazione dell'altro. E quindi ecco, io penso che sia importante utilizzare le immagini dell'arte per ripercorrere uno storytelling, no, che insomma viene da lontano e che però tutt'oggi ha degli effetti importanti, no, sulla nostra vita, ma anche sulla quotidianità di uomini e donne e su come si impostano le relazioni. Prima parlavamo della violenza simbolica che è nei discorsi, nelle immagini, in quello che noi vediamo in televisione, ma anche nei modi in cui si articolano i discorsi all'interno dei contesti, non solo quelli familiari, quelli del privato, ma anche i contesti lavorativi, e dove spesso noi donne poi non ci scandalizziamo più di tanto, no? Non facciamo sentire la nostra voce, anche se qualche cosa ci insospettisce, no? Ci sembra non funzionare, magari ci mette a disagio, e questo perché anche noi donne siamo state educate, no? Sin dall'infanzia a stare nei ruoli, perché anche noi abbiamo introiettato queste immagini, e allora il dire sì oppure il dire no, ecco, che è un binomio, come dire, un'alternativa su cui le femministe in relazione alla parola della Madonna si sono interrogate, diventa cruciale, perché la donna può affermare il sì e il no, no? Di fronte all'assenso o alla volontà invece di opporre una negazione, non c'è altra parola che quella femminile, e molto spesso invece il no delle donne viene mal interpretato come un sì mascherato, no? Oppure come un forse, come può darsi, può essere, come se appunto non fosse lecito per una donna affermare la sua, il suo desiderio, la sua volontà. Ora, prima si parlava di Napoli, la città di Napoli, dove tante sono le immagini di donne e di madonne che si confondono, soprattutto le madonne del 1300, del Rinascimento, che sono molto vicine poi anche alla corporeità, alla fisicità delle donne vere, quelle in carne ed ossa. E anche però la città di Napoli, il luogo in cui questa figura sacra, idealizzata e anche quindi molto vicina allo sguardo maschile, diciamo la produzione dello sguardo maschile, insomma, in realtà viene poi messa in crisi, e quindi proprio qui ci sono esempi nell'arte che vengono da lontano di madonne puerpere, no? Che si trovano a confrontarsi con la maternità in tutta la sua fisicità e drammaticità, quindi con la stanchezza, con le tensioni che sono proprie appunto della femminilità in carne ed ossa, come quella che noi troviamo nella Certosa di San Martino, insomma, all'attualità, oppure le madonne tra virgolette pagane dei riti che abitano la campagna, dalla Madonna dell'Arco per esempio, o anche alla stessa Madonna del Carmine, dove alla religiosità di Maria si associano invece figure pagane, ecco, più vicine ad Ipazia, alle Ianare, figlie di Diana, no? Visto che qui appunto è nato, si dice che ci fosse questa
questo tempio dedicato a Diana, dea della caccia, ma anche insomma appunto capace di prendere distanza, no, rispetto a quello che era il dettato consueto proposto dal maschile. Quindi donne magiche, quasi sibille, in grado di opporsi e per questo però tacciate anche di stregoneria, perché la diversità, la divergenza, l'autodeterminazione femminile fa paura, faceva paura nel passato e purtroppo fa paura anche adesso, al giorno d'oggi, nella contemporaneità. E non è un caso che proprio durante il lockdown una giovane street arter napoletana ha messo in atto un progetto Ogni donna è una Madonna. Forse l'avrete viste queste immagini prodotte da questa giovane donna che ci tiene a rimanere anonima e che noi abbiamo intervistato nel corso di una nostra ricerca. Ogni donna è una Madonna significa non essere sacrileghe e quindi, come dire, contaminare la divinità con la quotidianità, no? Con la dimensione mondana, ma significa invece sottolineare la sacralità della persona umana in generale, quindi donne e uomini. E queste immagini di madonne prorompenti che somigliano alle ragazze che incontriamo tutti i giorni nella quotidianità ci porta appunto a riflettere sull'importanza di ripensare alla figura femminile, di ripensare alle immagini attraverso cui le donne vengono dipinte, raccontate, che molto spesso sono appunto l'effetto dello sguardo maschile. Le donne sono oggetto della rappresentazione, sono nei musei, in ogni situazione, perché sono importanti, no? Nella cultura, però sono importanti per il patriarcato, per la cultura patriarcale, solo se stanno al loro posto, al posto che viene loro attribuito, quello appunto di oggetto della rappresentazione. Ma le donne come soggetto, come soggettività, come persone, agenti, all'interno anche dei contesti dell'arte, no, si tratta di esperienze molto recenti e dopo tante battaglie. Nella mostra ci sono tanti esempi appunto, e però sono tutti esempi di rappresentazione per mano maschile, no? Quindi ecco, partire da questa mostra, e sarebbe auspicabile anche dare vita poi ad una serie di incontri sul tema, per ripensare il femminile e per ripensare un'etica delle relazioni, in cui attraverso la conoscenza, attraverso il sapere, attraverso una disposizione critica, no? Un assetto critico, è possibile decostruire ma anche ricostruire il futuro, è possibile emanciparsi, ma questo per uomini e donne, perché la conoscenza, la cultura consente, no, di liberarci, consente di poter fare a meno di certi dogmi, no? E quindi di porsi in una maniera differente, alternativa. E quindi ecco, io auspico e sono sicura che questa mostra sarà l'occasione per ripensare la soggettività femminile, ma sempre in relazione con il maschile, nella sua radicale alterità. Grazie. Brava. Mentre ascoltavo la professoressa pensavo a qual è la potenza dell'arte, quella di generare uno sguardo sul presente, sulle contraddizioni del presente, su quanto si è lontani dal superamento di alcuni stereotipi, e quindi l'invito magari che questa mostra sia l'inizio per cominciare a discutere anche delle cose che non funzionano adesso, mi sembra particolarmente prezioso, oltre al fatto che è proprio necessaria, e forse l'arte ci aiuta in questo, una nuova educazione di genere per tutti e due, per tutte e due le componenti. E quindi grazie per le sue riflessioni, assolutamente. Si può anche applaudire un'altra volta, non tanto alle cose che ho detto io, ma alle cose che ha detto la professoressa. E come moderatore proprio verrò rimosso, perché ho dimenticato due cose importanti, molte, ma due in particolare. La prima
di ringraziare tutta la squadra di Pietrasanta, cioè tutti i ragazzi e le ragazze che si impegnano, in particolare la dottoressa Ciotola che li tiene insieme. E poi faccio solo due piccole citazioni, una dalla prefazione di Vittorio Sgarbi, che ha descritto questa iniziativa come un'oasi di felicità, e mi sembra una bellissima immagine, e quindi per chi di voi poi volesse portare a casa un po' di queste opere c'è la possibilità di acquistare il catalogo. E l'altra da una collega del Corriere del Mezzogiorno, Natascia Festa, che ha fatto un raccontato questo e ha colto una cosa alla quale io non avevo mai pensato, che la pittura è singolare femminile. E quindi mi sembra, è proprio l'attacco del suo pezzo, e insomma mi sembra un punto di riflessione interessante. Adesso però abbiamo il nostro, chi ci accompagnerà nella, ci guiderà nel filo della lettura delle opere che sono lì ad aspettare di essere viste. Prego, il professor De Luca. Buonasera a tutti e benvenuti anche da parte mia. Anzitutto, la realizzazione di una mostra necessita della collaborazione di professionalità alte e altre rispetto a chi ha ideato il progetto. Mi preme con gran gioia dire grazie, e mi unisco ai ringraziamenti fatti precedentemente, anzitutto all'Istituto Caravaggio di San Gennaro Vesuviano per la collaborazione fattiva, nella persona del dirigente Carmine Strocchia, di tanti professori e di tantissimi alunni. Non è un caso che grazie a loro è come vivere un prolungamento del tempo della mostra, che se è vero che arriva fino al Novecento con due disegni che ho selezionato dalla collezione, uno di Manzù e l'altro di Botero, in buona parte è racchiudibile nel periodo dell'arte moderna. Diciamo che due esperimenti di Maria Rosaria Santin e di Antonio Teodorico Avello con parte della loro scolaresca ha fatto sì che il tempo potesse diluirsi, arrivare fino a noi. Santin ha vestito una Madonna d'inizio Settecento che il tempo aveva spogliato, e quindi ha recuperato il tempo saldando un debito con un vuoto, mentre Avello ha trasformato in un progetto che potremmo definire sinestetico un dipinto in una scultura con le stesse identiche dimensioni, ma passando dallo schiacciato attraverso il basso rilievo, l'alto rilievo, fino quasi al tutto tondo, e non solo per gli ipovedenti o i non vedenti, ma anche per i normovedenti, perché chi pure ha percezione della vista e crede di vedere, attraverso il tatto può scoprire dettagli che ahimè diversamente non sarebbe possibile scorgere. All'interno della mostra ho voluto, curando due documentari, che in assenza di guida fossero due attori a guidarvi, e quindi Gigi Savoia e Francesco Paolo Antoni vi accompagneranno in due documentari sia nella Cappella Pontano che in Santissimo Salvatore. Quando finirò di parlare e uscirete dalla Basilica, vi accompagneranno le danzatrici dell'Accademia Arte e Spettacolo Spazio Danza, diretta da Rosa Varriale, con movimenti coreografici di Francesco Imperatore. Entrano nei personaggi delle donne, diventano altre rispetto a se stesse, diventano donne che hanno sofferto, che hanno patito, che hanno goduto, che hanno in sogno qualcosa che arriverà, e saranno loro ad accompagnarvi come delle vestali all'interno della mostra. Prendo spunto da quanto detto precedentemente. Ho voluto che la mostra si chiamasse Monne e Madonne, e sembrerebbe l'accostamento di due termini distanti e divergenti dell'universo femminile, la dimensione terrena, monne, e quella spirituale, madonne. In verità, a rileggere tutti i capolavori della storia dell'arte, è vero che il corpo e le virtù non possono vedersi separati, sono così intimamente legati che il corpo immediatamente rimanda alle virtù, e le virtù impongono all'artista di declinare le fattezze fisiche in un determinato modo. La selezione delle opere che
ho operato appunto dalla fondazione di Chiara Di Maio in due blocchi, 8 dipinti per la Cappella Pontano, 8 è un numero con un alto valore simbolico, e 8 per Santissimo Salvatore, il corpo e le virtù, il corpo e i sentimenti, evidenzia appunto che di differenze ce ne sono poche, sono sfumature, così come sono sfumature quelle che incontriamo quando vogliamo ragionare sul termine Madonna o su quello di Monna. Madonna è un termine che si utilizzava, un titolo d'onore nel Medioevo e anche fino oltre il Rinascimento, per donne appartenenti a ceti sociali alti, che poi ha finito per raccontare la Madonna, la Vergine. Madonna quindi come mia donna, e Monna ne è la contrazione. Quindi Monna e Madonna si incastrano, e si incastrano alla perfezione proprio nella figura della Vergine, che nasce come donna e finisce per essere Madonna. Chi nel Rinascimento, e credo a livelli insuperati, ha raccontato al meglio questo percorso è sicuramente Michelangelo. Michelangelo perché la sua ossessione, da quando era un adolescente quasi maturo, insomma aveva 23 anni, fino alla morte, 6 giorni prima di morire, ha come ossessione la pietà. La pietà vaticana, e poi la Bandini, e poi la Rondanini, e nei disegni varie pietà, una ad esempio per Vittoria Colonna, denunciano che il suo rapporto del racconto tra la madre e il figlio è fortissimo. È quel momento, non soltanto temporale ma sentimentale, in cui la madre riprende possesso del figlio. Se si rileggono i Vangeli ci si accorge che tutti e 4 evangelisti parlano di donne al momento della crocifissione, con piccole differenze. Soltanto Giovanni dice esplicitamente che è presente la madre, ma tutti e 4 raccontano una verità, cioè raccontano un'assenza, o meglio omettono come un'ellissi che cosa succede dal momento della deposizione all'andata al sepolcro. Considerate questo momento verticale discendente, che è la deposizione, e poi quello orizzontale del trasporto del corpo morto al sepolcro. C'è un vuoto tra i due movimenti, tra le due rette. C'è un vuoto. Ci deve essere pure stato un momento in cui la madre riprende possesso del figlio. Tutti e 4, per pudore, volgono lo sguardo da un'altra parte, omettono quel momento. Michelangelo inventa la pietà. La pietà non esisteva prima. Esistevano sì delle deposizioni. Qualche anno prima, ad esempio, della pietà vaticana, Pietro Perugino racconta una bellissima pietà, ma non è una pietà, è un racconto corale dove la madre con un figlio in maniera legnosa in braccio è circondato da Giuseppe d'Arimatea, il Nicodemo, Giovanni Evangelista, le pie donne. Quindi non c'è quel momento intimo, puro, in cui la madre riprende possesso del figlio. Eccezione fatta per alcune piccole sculture che avevano devozione domestica, Vesperbilder, cioè l'immagine del Vespro, piccole di dimensioni ma cariche di significato, che arrivarono in Italia per il percorso che porta da Venezia a Ferrara, ed erano di legno, di terracotta o di gesso, pietà piccole per la devozione domestica. Non esiste pietà. Michelangelo ce la regala, ma ce l'omaggia a livelli ancora più alti, perché, come dice già il Vasari, era criticabile quella pietà, perché la madre è più giovane del figlio. E secondo me non solo per quello che Michelangelo racconta per i suoi amori per Dante. Vasari ci parla di questa ammirazione che aveva, conosceva a memoria la Divina Commedia, Michelangelo, per il sommo poeta. Nell'ultimo del Paradiso è scritto: Vergine madre, figlia del tuo figlio, quindi con anni minori rispetto al corpo morto del figlio. Ma non è questo il motivo. Credo che Michelangelo, proprio per questo rapporto tra Monna e Madonna, fossero in essere altri motivi per cui la madre è più giovane del figlio. Anzitutto per un transfert, per un livello di analisi psicanalitico, perché Michelangelo non ha mai conosciuto la madre. Michelangelo, quando scolpisce, scolpisce le proprie esperienze personali. La madre gli muore pochi giorni dopo la sua nascita, e addirittura la madre di latte la perde dopo qualche anno, perché ritorna in seno alla famiglia nuova del padre. Quindi non ha mai potuto vedere la madre invecchiata, non ha mai potuto conoscere le rughe della madre, e per lui la madre è così, congelata nel livello più alto della giovinezza.
ma c'è un motivo ancora più forte, per cui secondo me quella Madonna è più giovane del figlio, e c'è da ricercare nel suo amore per Firenze. Lui, che poi diventa romano d'adozione, ma odierà Roma, odia tutte le tradizioni romane, odia il cibo romano, ed è innamorato di Firenze. Lui sa bene che a Firenze il primo giorno dell'anno è il 25 marzo, e a Firenze la tradizione medievale vuole che la nascita non cada nel giorno della venuta al mondo, ma nel giorno del concepimento. Per cui Cristo nasce il 25 marzo e muore il 25 marzo di 34 anni dopo. Nasce e muore nello stesso giorno. A parte il gioco simbolico altissimo, se considerate gli anni della vita sulla Terra, vive 33 anni e 3 mesi, cioè 33,3, che è un numero simbolico infinito di perfezione, ma muore nel giorno della nascita, e quindi nel momento in cui muore rinasce. E se quando muore rinasce, la madre che lo tiene in braccio non può patire per il figlio, è gioiosa perché ha un bambino in braccio. E se notate, il volto stranamente sereno, stanco per aver allattato il bambino, il seno è turgido e lo tiene in braccio e sta dormendo perché sta rinascendo. Tanto più vero è questo racconto che riporta ad un'analessi, cioè un ritorno al passato, che negli anni della vecchiaia di Michelangelo lui disegnò un raro disegno che è la Madonna del Silenzio, che non ha mai trasportato in un dipinto, lo ha fatto invece Marcello Venusti, a cui dobbiamo per esempio a Capodimonte una copia del Giudizio Universale, che era innamorato di Michelangelo, addirittura voleva che la sua famiglia prendesse spunto da Michelangelo, suo figlio si chiamerà Michelangelo e Michelangelo sarà testimone come battesimo del figlio. Ebbene, in questa Madonna del Silenzio c'è invece la Madonna stanca che quasi piange con il bambino in braccio. C'è la clessidra che indica proletticamente che il destino del figlio sarà quello della morte, e il capo del bambino è abbandonato stancamente con il braccio torto. Quindi non è un bambino che sta dormendo, è un bambino morto. Anticipa quello che succederà, quindi c'è un gioco fortissimo tra quello che sarà e quello che è stato. Non si può partire se non da Michelangelo, perché il Rinascimento ci ha insegnato che il cristianesimo non esiste in Occidente senza culto mariano, perché la sofferenza della madre apre le porte alla conoscenza della vita del figlio, e non poteva questa mostra non partire da Michelangelo. Infatti ho voluto che un dipinto vicino a Michelangelo fosse d'apertura temporale della mostra, ed è di Marco Pino da Siena, il San Michele Arcangelo. Quello è il tempo e questo è il luogo. Prima la professoressa accennava alle dianare. Ebbene, secondo tradizione, dove noi siamo seduti c'era in periodo pagano un tempio dedicato a Diana. Diana era la protettrice degli animali selvatici, della caccia, delle donne, soprattutto se vergini, perché rifiutavano un matrimonio pericoloso, non desiderato. Erano quindi sacerdotesse di Diana ed erano dette dianare. Siccome non gradivano il matrimonio, nel passaggio al periodo paleocristiano diventano le dianare. Ancora oggi dianara indica un'affiliata al demonio, fuori dal seminato. E non poteva la mostra non tenersi, per cui ho voluto che si aprisse in questo luogo, se non nella Cappella Pontano, perché la Cappella Pontano è l'elogio della bellezza femminile. Viene costruita nel 1492 dal più grande umanista meridionale, Giovanni Gioviano Pontano, a memoria di sua moglie Adriana Sassone, che era morta 2 anni prima, e viene edificato negli stessi mesi in cui a Firenze si glorifica il grande Rinascimento, sta morendo Lorenzo de' Medici e si sta scoprendo l'America. Tutto succede in quel momento, significa che anche il meridione ha avuto il suo bel rinascimento, e lo ha avuto con questo esempio che resta unico in tutta la storia di Napoli. Ci sarebbe il Museo Filangieri, Palazzo Como, ma ha una storia particolare perché è stato trasportato, quindi non è, come dire, autentico come Cappella Pontano. E Cappella Pontano è il massimo senso di lode che si può fare alla donna, perché è costruito con 2 riferimenti, il quadrato e il cerchio.
Il quadrato perché è una base vagamente quadrata, rettangolare, e la volta che diventa una volta a botte e quindi allude alla sfera. Perché nel Rinascimento i codici di accesso per capire l'arte erano il quadrato come spazio e il cerchio come tempo. Il cubo, cioè la sua trasformazione in un percorso di volume, la terra, e la sfera, il cielo. Quella costruzione è insieme terra e cielo, è cubo e volta, indica l'esaltazione del corpo della donna e della sua aspirazione alla massima forza dello spirito. Lì c'è il simbolo della bellezza della donna anche nel numero, è il numero 8, perciò ho voluto che 8 fossero le opere all'interno della Cappella Pontanea, 8 nel Santissimo Salvatore, 8 è la dedica alla monna che si fa Madonna, appunto la Vergine, la stella mariana è una stella a 8 punte. Ed è il simbolo della risurrezione, l'ottavo giorno è il giorno della risurrezione, l'otto è il simbolo dell'infinito, il finito che porta all'infinito, otto è ottagono, la base con le maioliche, che sono tutte forme di ottagono. Alle 8 di mattina del solstizio d'estate un raggio di sole entra e colpisce un punto particolare verso l'altare dove c'era una volta una lapide ottagonale per la sepoltura della moglie Adriana Sassone. Tutto quindi rimanda a questa perfezione, a questa idea di luogo dedicato alle donne. E non si poteva non partire da qui e non si poteva non partire da Michelangelo. Michelangelo non ha niente a che fare con Napoli, ma grazie a Marco Pino da Siena, e qui c'è un capolavoro di Marco Pino da Siena, Napoli si risveglia dal torpore dell'arte, perché dovete pensare che mentre abbiamo tutto il bel Rinascimento che vi dicevo, per quanto regionalistico comunque quello fiorentino è il nostro Rinascimento italico, Napoli sonnecchia perché si è abituato al motivo elegante, iperperfetto di Raffaello. Raffaello non era mai stato a Napoli, ma nel 1514 era possibile vedere all'interno di una cappella, la cappella di Santa Rosa di Lima in San Domenico Maggiore, un dipinto voluto per committenza di un tale Giovan Battista del Duce di Raffaello, la Madonna del Pesce. Quella Madonna del Pesce ha fatto talmente scuola che alcuni pittori, per esempio il Criscuolo, Giovan Filippo Criscuolo, di cui qui c'è un esempio all'interno della Cappella del Santissimo Salvatore, ne ha copiato la parte centrale e si trova in una chiesa a Novi Velia. Quella Madonna del Pesce è stata, come dire, l'opera più trafugata artisticamente di quel periodo. E subito dopo è arrivato a Napoli un altro pittore vicino a Raffaello, Polidoro da Caravaggio, che arriva da Roma, arriva in due momenti, è sempre in fuga, è sempre da Roma, nel 1523 per la peste e nel 1527 è sempre in fuga per i Lanzichenecchi con il sacco di Roma. Quando arriva a Napoli fortifica questo sentimento raffaellesco. Marco Pino da Siena è vicino a Michelangelo, l'opera è databile intorno al 1549, all'indomani della chiusura dei lavori Sistini di Michelangelo. Michelangelo quest'opera l'ha vista, la conosceva, perché per lui Marco Pino era il vero segreto della pittura. Dopo 8 anni, nel 1557, Marco Pino è sicuramente a Napoli. E quando arriva a Napoli, lui che ha conosciuto fortemente Michelangelo, ma ha anche capito come dipingeva Raffaello, si rende conto di una distanza emotiva, emozionale, tra la città e l'arte. Perché l'arte è edulcorata, pulita, allegra, dolce, ma la città è drammatica. E lui importa Michelangelo, ci presenta Michelangelo, ce lo fa conoscere. E Napoli si affeziona a Marco Pino perché si affeziona a se stessa, essendo una città votata alle contraddizioni. Ed è il più bel modo per far sì che si possa poi passare a Caravaggio. Caravaggio, che quando arriva agli inizi del Seicento è ben lieto di avere questa eredità. E subito dopo Caravaggio abbiamo una forza enorme della pittura post-caravaggesca. Buona parte dei dipinti sono del Seicento appunto per questo, perché il nostro secolo d'oro è stato il Seicento. È un secolo che tira calci a Roma, perché mentre Roma si fa grande con
la pomposità di Bernini, Napoli segue la scia di Caravaggio. L'opera che vedete alle mie spalle è un raro dipinto appunto del gusto del Seicento, della metà del Seicento. Siamo intorno al 1653. Non ha ancora 20 anni e l'autore è Luca Giordano, che prende spunto da Giuseppe de Ribera. Giuseppe de Ribera era detto lo spagnoletto. Lord Byron dirà che Giuseppe de Ribera intinge direttamente il suo pennello nel sangue per farvi capire di quanta crudezza, di quanta forza, di quanta carne è presente in Giuseppe de Ribera. Ebbene, in questo dipinto è raccontato San Sebastiano. Ma il San Sebastiano di questo dipinto è tanto raro perché lo racconto in maniera diversa rispetto ai tanti San Sebastiano del periodo. Dovete pensare che San Sebastiano è il soggetto più utilizzato in un certo periodo della storia dell'arte. Dal 400 al 600 è il soggetto più rappresentato. Però nessuno quasi mai lo ha rappresentato in questo modo, perché tutti lo fanno vedere da solo, morituro, moribondo, morto. Così è nei capolavori di Mantegna, di Antonello da Messina, di Perugino. In questo caso lo vediamo affiancato da due donne. Perché? Perché a leggere le fonti che nessuno degli altri pittori aveva mai preso in considerazione del V e del XIII secolo, ci si accorge che San Sebastiano non muore per mano delle frecce, come molti pittori ci hanno fatto capire, come noi spesso continuiamo a pensare. Ma a leggere le fonti si capisce che Sebastiano, che era soldato, capitano della guarnigione di Diocleziano, avvicinatosi al culto cristiano, era stato punito dall'imperatore appunto con la peggiore delle fine, cioè trafitto dalle frecce dei propri commilitoni, il fuoco amico. Quindi viene portato sul Colle Palatino, denudato, e viene trafitto dalle frecce. Una pia donna, insieme alla sua serva Irene, anche per questo poi diventerà Santa Irene, per dare degna sepoltura al morto, toglie le frecce, ma si accorge miracolosamente che Sebastiano non è morto. Lo riporta a casa, lo cura delle ferite, Sebastiano ritorna in forza, a tal punto che ritorna a stare dalla parte dei cristiani. Diocleziano a questo punto ne decreta la morte per fustigazione e viene poi buttato nella Cloaca Maxima. Siamo nel 304 d.C. Qui vedete appunto Irene che toglie l'unica freccia, simbolo del male, dal corpo di Sebastiano. Anzitutto il corpo di Sebastiano è atletico, è un corpo atletico, come lo sono tutti gli altri all'interno del periodo storico. Perché? Perché deve somigliare a Cristo. Solo a Sebastiano è detto... Mi dicono che devo stringere. Non posso continuare con... No, assolutamente, stavo dando un quadro di tempo. Allora, dicevo, Sebastiano è, come dire, l'alter ego di Cristo, è raccontato come Cristo. Solo a Sebastiano e Cristo è concesso di avere il corpo nudo, di essere in perizoma, di essere legati ad un palo o a una colonna. Sebastiano legato ad un palo e trafitto dalle frecce, Cristo legato alla colonna e flagellato, entrambi nudi, entrambi in perizoma. E se questo è vero, Irene diventa la Madonna. Cristo, la Chiesa spirituale, e la Madonna Irene, la Chiesa misericordiosa. Perché la vera lettura del dipinto in quel periodo è che tra il 400 e il 600 la figura di Sebastiano era vista come talismano contro la peste. Abbiamo tantissime pestilenze, ricordavo quella del 1523 a Roma, ma si potrebbe citare quella di Milano del 1630, manzoniana, quella del 1656 napoletana. Ebbene, la freccia è il flagello di Dio che Sebastiano
la volontà superiore viene per salvarci, grazie all'aiuto appunto della Chiesa misericordiosa. Noi non possiamo rapportarci con loro due perché sono a un livello spirituale più alto. Il nostro rapporto come fruitori dell'opera è col terzo livello di profondità, appunto con la serva che guarda noi e noi guardiamo quel terzo livello. In questa composizione perfetta, velocizzo, notate, ed è perfetta nonostante quello che può sembrare, la parte di sinistra è piena, la parte di destra presenta un vuoto, sembrerebbe un'imperfezione, eppure quel vuoto è la presenza di un'assenza, perché sapeva bene Luca Giordano di un dipinto, uno dei più accolti romani di Caravaggio, e ritorniamo alla fonte caravaggesca, che è la Deposizione Vaticana. Nella Deposizione Vaticana Cristo, accompagnato appunto nel sepolcro, è visto all'altezza della pietra che mostra lo spigolo, con la mano destra, quel braccio sarà il più copiato della storia dell'arte del periodo, mostra il 3, e sotto cresce una pianta che è il tasso barbasso. Significa che il tasso barbasso, simbolo della risurrezione, sta per risorgere dopo appena 3 giorni, e lo spigolo allude alla parabola di Cristo, che la pietra d'angolo, cioè la pietra scartata dagli uomini, è diventata testata d'angolo, cioè Cristo scartato dagli uomini tiene uniti gli uomini di buona volontà. A vedere quest'opera vi accorgete che a destra c'è in basso una pietra, vicino cresce il tasso barbasso, e con la mano destra allude al 3. Solo adesso ci accorgiamo che in quella sezione dietro non c'è il vuoto, c'è un'aurora, sta spuntando il sole, è il passaggio dal paganesimo al cristianesimo. Vicino a Sebastiano c'è quel Cristo a cui lui poteva somigliare. Posso continuare per le altre opere della mostra? Sì, allora, nello stesso periodo, quest'opera mi lega molto a Carlos, ne abbiamo parlato a lungo perché viene da Madrid e mancava da Napoli da circa 200 anni. Siamo stati a Madrid per poi pensare al rientro a Napoli. È di un pittore importantissimo che è Filippo Vitale. Filippo Vitale, di cui si sono perse le tracce, per un motivo stupido. Il De Dominici, nella metà del Settecento, quando parla della storia dell'arte napoletana, si dimentica di citarlo, eppure lui è del capobottega. Filippo Vitale, in zona Monte Oliveto, aveva una bottega dove aveva creato una squadra di pittori incredibili. C'erano tantissimi pittori. Lui aveva preso in seconde nozze la moglie di un pittore, si chiamava Caterina Di Mauro. Primo marito, Tommaso, era un pittore. Tommaso De Rosa con Caterina Di Mauro avevano avuto vari figli, tutti pittori. Pacecco De Rosa, che collaborerà soprattutto nel volto del personaggio centrale della Santa, con Filippo Vitale. Annella De Rosa sposerà un pittore, Agostino Beltrano, sarà amante probabilmente, ma è romanzata la storia, di Massimo Stanzione. Un'altra figlia ancora, Maria Grazia, andrà sposa ad un pittore spagnolo, Giovanni Do. I loro testimoni saranno Battistello Caracciolo e Giuseppe de Ribera. Invece dal matrimonio di Filippo Vitale con questa donna nasce, tra gli altri, una ragazza che si chiama Ursula. Nasce nel 20, 1620, e muore nel 1627. E va sposa Daniello Falcone, altro pittore. Il loro testimone di nozze, altro pittore, Luca Forte, famosissimo per le nature morte. Qui probabilmente c'è una doppia dedica alla figlia, Ursula, e a Caravaggio. Velocemente, se passiamo dall'immagine all'immaginazione di quello che può essere stato il dipinto di Caravaggio, che è qui a Zevaglio Sestigliano, che è il martirio di Sant'Orsola, immaginate che mentre in quel dipinto ci sono degli scuri
e l'opera focalizza l'attenzione dello spettatore sul dolore della protagonista vista di profilo. Qui abbiamo un'ossigenazione maggiore, la luce si fa diurna, l'unica costante è nella figura di Attila, che sia in Filippo Vitale sia in Caravaggio, e quindi una dedica di Filippo Vitale a Caravaggio, inizia a titubare, inizia ad avere dei dubbi. Probabilmente in Filippo Vitale c'è il ricordo di Caravaggio, ma in Caravaggio c'è sicuramente un riferimento a se stesso, dipinge per metonimia, cioè racconta Attila come se fosse se stesso, essendosi macchiato del riferimento dell'omicidio. Le ultime opere, Guarini e poi Solimena. Anche Guarini, siamo nello stesso periodo, opera una variazione rispetto a Caravaggio. Mentre in Caravaggio abbiamo il climax del momento in cui succedono i fatti, il sangue mentre sgorga, il martirio mentre succede, la miseria mentre si fa misericordia, qui abbiamo un climax sentimentale, se vogliamo dirla così. Nella Sant'Agata non fa vedere Guarini il taglio dei seni, già sono stati tagliati, una mammella è sul ripiano, lì ci sono le tenaglie, ma si accorge che sta entrando San Pietro per liberarla, ma liberarla dal peccato della carne, per portarla in alto. Il riferimento pittorico di Caravaggio lo si vede chiaramente negli scuri, c'è un bellissimo svolazzo dell'angelo che crea sul volto il più ardito dei chiaroscuri, e questo Lazzaro che si fa puttino si identifica nella luce che poi si trasforma in beatitudine nella donna. Al tempo della cronaca sostituisce il tempo della meditazione, la sofferenza appunto si fa gioia. A distanza di qualche decennio, e concludo, Napoli continua a vivere questo magico percorso sull'arte che ha a che fare con il nostro Seicento, perché si passa da un primo riferimento seicentesco a una seconda generazione caravaggesca a un tardo barocco. Ci saranno tanti pittori nel periodo, c'è Francesco De Mura, Gaspare Traversi, Giuseppe Bonito. Qui abbiamo un bozzetto di un dipinto di Francesco Solimena. In questo dipinto di Solimena, anzitutto noterete che questo e quello successivo sono abbastanza simili, ve ne accorgete, ci stiamo avvicinando alla metà del Settecento, le opere pittoriche diventano architettoniche, ci sono dei gradoni, dietro ci sono dei resti, le nuvole si popolano di angeli. Ebbene, qui è fantastico perché nella guarigione del padre di Tobia l'immagine ci fa vedere Raffaele che arriva e Tobia che sta guarendo il padre Tobi con il fiele del pesce. Dietro ci sono due donne, sono sicuramente Anna e Sara. Anna è la madre di Tobia, Sara è la sua neosposa. Ma la differenza tra il dipinto e il racconto nel libro di Tobia è che mentre nel libro di Tobia i due momenti sono separati e Sara e Anna non si incontrano se non alla fine, qui sono accostate, visivamente vicine, probabilmente, mi piace pensare, per una complicità femminile e soprattutto per dimostrare che il vero guarire è arrivare al miracolo del valore dell'amore, soltanto il trionfo dell'amore è la vera guarigione. E l'ultimo dipinto, che è sempre di Francesco Solimena, è questo soggetto che era molto in voga dalla fine del Cinquecento, che era la Madonna del Rosario, perché nel 1571, nell'ottobre di quell'anno, quando a Lepanto le forze cristiane vincono contro gli infedeli, il Papa Pio V ebbe a dire che era successo per intercessione della Vergine Maria che aveva incoronato San Domenico. Vedete qui infatti la Vergine Maria che con un contrapposto pseudo leonardesco, alto contrapposto del bambino, prende la corona per donarla a San Domenico a destra. E San Domenico chiaramente, perché vedete il cane con una torcia accesa. Giovanna, la madre di San Domenico, aveva sognato che avrebbe dato al mondo un uomo fedele a Cristo che avrebbe incendiato il mondo. Il cane, simbolo della fedeltà, e la torcia accesa. Il cane
è bianco e nero, così come San Domenico. Il bianco e il nero è il vestito appunto dei domenicani, si gioca anche qui sul nome Dominicanes, cioè i cani del Signore, perché il bianco è l'innocenza e il nero è il simbolo della penitenza. Dall'altro lato c'è Santa Caterina, è la monna. Santa Caterina è la più, come dire, basica delle monne, perché è analfabeta, non conosce null'altro che la devozione a Dio, eppure per miracolo impara a scrivere, a leggere, a scrivere, e scrivere delle lettere infuocate. Si vede infatti in basso un libro. Ebbene, tutto questo per farvi capire che nello stesso dipinto la monna Caterina si fa Madonna. E tutto questo per ritornare a ritroso, e in questo percorso, all'interno dei percorsi della mostra, per farvi capire che la nostra storia, la nostra arte, il nostro rinascimento che si fa barocco e si fa illuminismo, è pieno di lumi, è pieno di forza e di cultura, e non è da meno ad altri periodi, semplicemente va studiato, canalizzato, perché è la nostra forma più alta di bellezza che ci rende quali siamo, nobili. Grazie. Allora, io mi scuso perché come moderatore ero costretto a tenere il tempo, e però devo dire il viaggio nel tempo, nella dimensione della bellezza, nella nostra storia che ci è stato regalato dal professor De Luca è incredibile, e dunque lo ringrazierei ancora con un altro applauso, perché veramente è riuscito, e quindi gli chiedo scusa se ho dovuto interromperlo a un certo punto, ma soltanto perché lo avrei ascoltato ancora fino a, come dire, al termine della notte, perché veramente quando vedrete i dipinti potrete vederli su un piano che forse da soli si fa fatica ad essere. Vedo anche Francesco Palantoni, benvenuto, che poi vedrete anche. E adesso lascerei al padrone di casa le conclusioni. Allora, innanzitutto vedo e saluto altre due colonne d'Ercole della nostra associazione, il dottor Vincenzo De Notaris, che è un grande collezionista e nostro carissimo amico, e l'avvocato Ermanno Restucci, che pure è venuto a trovarci. Grazie al nostro carissimo amico Paolo Antoni, grazie. Allora, noi adesso ci accomodiamo fuori, tagliamo il nastro e per gruppi i ragazzi provvederanno a farvi entrare. Ci sarà prima, scusatemi, le ballerine di San Carlo. Ok, allora con calma guadagniamo l'uscita dalla Basilica per gustarci questa mostra. Grazie a tutti. Io non ho più.
E con le parole di Vincenzo De Luca, storico dell'arte, curatore della mostra Monne e Madonne, il corpo e le virtù femminili, termina la presentazione di questa esposizione inaugurata, che verrà inaugurata a breve nella splendida cornice della Cappella Pontano e nella adiacente chiesa del Santissimo Salvatore in via Tribunali a Napoli. Un'esposizione che fa parte della Fondazione De Chiara De Maio, le opere che a breve vi mostreremo e che, di cui abbiamo sentito la descrizione fino a pochi minuti fa in diretta, appartengono appunto alla Fondazione De Chiara De Maio e resteranno in esposizione nel centro di Napoli. A breve il taglio del nastro, ma poco prima, come annunciato anche nel corso del convegno, ci sarà un momento dedicato alla musica, alla danza, all'arte. Grazie, fatemi entrare lui, anche lei. Ancora pochi minuti prima del taglio del nastro. Quelle che vediamo in anteprima sono le immagini della mostra Monne e Madonne, il corpo e le virtù femminili. Una mostra che, come abbiamo sentito anche nel corso della presentazione, viene inaugurata questa sera nel centro di Napoli, resterà in esposizione nella Cappella Pontano e nella adiacente chiesa del Santissimo Salvatore. Ed ora con Diodato De Maio il taglio del nastro. E allora a questo punto chiediamo proprio al presidente della Fondazione Taglio del Nastro, presentazione, inaugurazione di una mostra particolarmente importante per la Fondazione. Bellissima serata, tanta gente, molto contenti, l'inizio di un ripartire, di cominciare a rivivere con delle belle cose. Stiamo vedendo in anteprima, a breve entreranno anche visitatori, le immagini di questa mostra che, come dicevamo e come abbiamo sentito anche nel corso della presentazione, fanno parte proprio della collezione della Fondazione De Chiara De Maio. Esattamente, questo è un estratto con quadri con figure femminili, anche se secondarie, apparentemente secondarie, che sono state tema ispiratori del progetto del professore De Luca. Allora, vogliamo ricordare a questo punto fino a quando sarà possibile visitare questa mostra? Oggi 9 ottobre inaugurazione, altri 3 mesi sperando di avere un buon afflusso, perché anche come diceva il presidente dell'Associazione Preta Santa, che parte degli introiti serviranno per il recupero del maiolicato della Cappella Pontano. E allora a questo punto noi vediamo entrare i primi visitatori, vediamo ammirare le opere della Fondazione De Chiara De Maio. Io proprio con il presidente della Fondazione Diodato De Maio vorrei salutare anche i telespettatori che ci hanno seguito in diretta per la presentazione di questa importante opera che, come diceva appunto il presidente della Fondazione, vuole rappresentare anche un momento di ripartenza. Grazie, grazie a tutti, arrivederci, buonasera. E allora, con le parole del presidente della Fondazione De Chiara De Maio, Diodato De Maio, termina anche la presentazione e la diretta di questa presentazione con il taglio del nastro e l'ingresso dei primi visitatori.